vi chiede scusa perché crede che domenica non abbia detto che oggi non c'era. Io mi ricordo che l'ha detto, però non so se l'ha detto mercoledì o domenica. Comunque vi chiede scusa. Vi chiede scusa. Infatti ricordavo bene io allora. Oggi è stato invitato a Sciacca dal pastore Toto, quindi era lì con loro. Un'altra cosa importante, mercoledì ci sarà il culto normalmente, non più come avevamo detto prima, ma mercoledì, questo che viene, ci sarà il culto normalmente e poi giovedì abbiamo l'agape. Ok? Un'altra cosa, mi pare che ho visto qualche volto nuovo stasera. Se siete per la prima volta qui, volete alzarvi in piedi, vogliamo accogliervi con un applauso. Benvenuti. Benvenuti, Dio vi benedica. Dio vi benedica. Mi pare che le news sono finite. Andiamo alla parola di Dio. Siete pronti per ascoltare la parola? Vogliamo prendere. Oggi parlerò di una parola conosciutissima, perché ormai tutta la parola è conosciutissima. Ma questa è stata predicata tantissime volte in passato e l'ho sempre vista come una parola molto diversa di quella che realmente è. Oggi vogliamo vedere questa parola con occhi completamente diversi. Ci siete? Mi seguite? Ci siete? Io volevo quel microfono là, ma non me l'hanno dato e non so come mettere le mani. Allora, se prendiamo Matteo dal capitolo 5, leggiamo il famoso sermone sul monte che inizia con le beatitudini. Ve lo ricordate le beatitudini? Beati? Beati? Beati poveri in spirito. Allora, ed egli, vedendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli, aperta la bocca, li ammaestrava dicendo: Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Beati i mansueti, perché essi erediteranno la terra. Beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché essi saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché essi otterranno misericordia. Beati i pure di cuore, perché essi vedranno Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figli di Dio. Vediamo se lo trovo. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, poiché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Poi questo passo ancora continua al 13 dicendo: Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via e ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo, una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente, non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa, così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorifichino il Padre vostro che è nei cieli. Amen. Io mi fermo qui, ma in realtà il sermone sul monte dura qualche capitolo, parte dal 5 e credo che finisce alla fine del settimo o ottavo. E il sermone sul monte è in Matteo, nel Vangelo di Matteo, lo vediamo come la sua prima predicazione pubblica. È un po' quello che è l'idea del Signore, è il pensiero di Cristo, rappresenta quello che la presentazione di Gesù.
Perché dicevo che questo passaggio lo conoscevamo e lo conosciamo in maniera sbagliata? Perché nella nostra testa, in tutte le nostre teste, c'è rimbomba quel beato i poveri. No, questo è sempre sembrato nel passato un po' l'inno alla povertà, l'inno ai miseri, a tutte quelle persone che hanno problemi, ai disperati, a quelli che sono in carcere, a quelli che hanno problemi, a quelli che hanno fame, sete, a quelli che sono distrutti e che non hanno più speranza, e allora questo è il loro ricambio. State tranquilli, vivete così perché alla fine avrete il regno dei cieli. Ce l'hanno fatto quasi rimbombare così nella nostra mente questa parola, ma devo dare una brutta notizia alle persone che sono in queste condizioni, perché non sarà queste condizioni a portarli nel cielo. Amen. Un povero che non conosce Cristo non solo è povero, ma non sarà nemmeno nel regno dei cieli. È una brutta notizia. Ma dobbiamo leggere la parola di Dio per quella che realmente è. Oggi credo che siamo in un tempo dove non sappiamo più dare il significato alle parole. O meglio, abbiamo scambiato il significato delle parole. Beato vuol dire felice. Guarda, vi leggo tutto quello che vuol dire beato e poi, se me lo potete dare sarebbe una grande cosa, perché non riesco. Provatelo. Mi sentite? Oh, che bello, posso correre. Posso camminare. Mi sentite bene? Mi sentite bene? Io pure mi sento meglio così. Grazie Carmelo. Stavo dicendo? Beati. Beati. Cosa vuol dire beato? La traduzione di beato, i sinonimi di beato, guardate un po', vuol dire felice, gioioso, sereno, calmo, tranquillo, soddisfatto, contento, appagato, esultante, estasiato, estatico. Del contrario di beato sono infelice, triste, angosciato, nervoso, sfortunato, sciagurato, maledetto. Vi rendete conto cosa vuol dire beato? Che sembra una parola quasi religiosa, ormai beato non fa più parte del nostro vocabolario, è una parola religiosa, beati noi, la ricordate questa qui? Ma beato è qualcosa di straordinario, beato vuol dire tutte quelle parole che abbiamo letto prima, ma io non ho mai visto, io sono stato anche in Africa, sono stato a Burkina Faso e mi ricordo che quando eravamo lì a vedere quelle persone che stavano male, dove c'era una povertà seria, vera, e io non ho visto nessuno di loro felici, gioiosi, sereni, tranquilli, no, c'era tutt'altro di questo tipo di atmosfera, c'erano persone disperate. Non è felici né contenti di essere poveri. Se voi conoscete un povero che sta morendo di fame e che sorride e che è felice dentro, presentatemelo per favore. Io non conosco di queste persone. Ma la parola di Dio dice tutt'altro. La parola di Dio dice, perché poi sono partiti dal beato il povero ed è diventato beato il disperato, beato chi sta male, beato il malato. Beato chi è nelle sedie di rotelle, perché sarai nel cielo. È quasi quasi uno che sta bene dice, ma mi sa che non mi salvo. No. O se qualcuno ha una bella macchina, una bella casa, probabilmente non entrerà nel regno dei cieli. È così, è quello che dice il Signore. Il Signore i malati li guariva. E gli rubava l'eternità. Cioè c'era uno malato che si poteva salvare e lo guariva così non andava nel cielo? È questo il nostro Dio? No. No, semplicemente dobbiamo vedere il significato della parola di Dio. In Matteo c'è scritto beati i poveri in spirito. Chi sono i poveri in spirito? Chi sono? Andiamo a vedere chi sono prima i poveri. Così capiamo bene chi sono i poveri in spirito. I poveri chi sono? Sono coloro che hanno bisogno, sono coloro che hanno bisogno di qualcuno che gli dia qualcosa da mangiare, che gli dia qualcosa da bere, che li possa vestire.
E continuamente, siccome non hanno un lavoro, non hanno un'economia che gira, hanno bisogno continuamente di qualcuno che gli dia qualcosa. Amen. Noi abbiamo il banco delle opere di carità. Vengono persone a ritirare il cibo perché hanno bisogno. Non sono in forza economica da poter provvedere e avere quello che è il necessario. Ok? Mi seguite? Mi seguite? No? Quando io sono stato in Africa e distribuivamo i cibi ai carcerati, perché sono andato lì con una missione che faceva questo lavoro, i poveri erano tutte quelle persone che non avevano niente, venivano e quando gli davi una mangiata di riso erano felici perché gli stavi dando qualcosa e venivano lì a chiedere. Chi sono i poveri nello spirito? Quelli che vengono qui, in questa chiesa, a desiderare, a cercare, a cercare il cibo spirituale, a capire che senza di questo non possono vivere. Io e tu siamo poveri nello spirito, che siamo qui per ascoltare la parola di Dio, perché senza moriamo. Amen? E questa è la povertà spirituale. Quando hai bisogno assolutamente di Dio, altrimenti non puoi vivere. Capire che senza di Dio non ce la puoi fare. Hai bisogno delle cose spirituali per continuare a vivere. Sono questi i felici, coloro che erediteranno il regno dei cieli, coloro che saranno, che vedranno il cielo, perché desiderano con tutte le loro forze Dio, hanno bisogno di Dio. Io vorrei sentire qualche amen più squillato, più pentecostale. Ci siete? Amen. Mi state seguendo? Mi state seguendo? Sono questi i poveri in spirito. I poveri dello spirito sono coloro che hanno continuamente bisogno di qualcuno che li veste, di qualcuno che gli dia del cibo, di qualcuno che li pulisca, di qualcuno che li accudisce, di qualcuno che li abbraccia. Sono questi i poveri nello spirito. Io sono un povero nello spirito. Tu sei un povero nello spirito se sei qui e avevi bisogno di sentire la parola di Dio stasera. Amen? Siate... C'era un certo Steve Jobs, che non c'entra niente con Gesù o con la parola di Dio, ma che diceva una cosa importante. Parlando con Giona, l'altra volta mi diceva, tutti i grandi uomini nella terra, anche se non conoscevano Dio, hanno qualche regola che poi è spirituale, no? E Steve Jobs diceva, siate affamati, siate assetati della conoscenza, della curiosità, di ogni cosa, no? Noi, Dio ci invita, le beatitudini famose che l'hanno fatto diventare una cosa assurda, che non c'entra niente con la parola di Dio, questo è un inno ai vincitori, a coloro che sono affamati e assetati di Dio. Amen? Sono questi coloro che vedranno il regno dei cieli. Sono questi coloro che vedranno il regno dei cieli. Sono questi coloro che troveranno quello che Dio può dargli. E io vorrei leggerlo di nuovo con questi occhi. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Perché lo desiderano. Perché sono affamati del regno di Dio. Beati coloro che fanno cordoglio, perché saranno consolati. Gesù, se ci spostiamo un pochettino prima, dice che egli, venendo le folle, salì sul monte e come si fu seduto, i suoi discepoli gli si accostarono. Allora egli aprì la bocca e li ammaestrava. Gesù, in questo qui, sul monte, stava parlando ai suoi discepoli. Stava dicendo ai suoi discepoli, guardate che tutto quello che vi hanno raccontato fino ad oggi è bugie, sono bugie. Se voi volete vedere il regno dei cieli, dovete essere affamati e assetati di me e della verità. Se voi farete cordoglio a causa dell'Evangelo, ma anche un cordoglio se, in un'altra parola c'è scritto, beati gli afflitti, no? Se siete addolorati perché non riuscite a portare avanti la parola di Dio, perché, e conclude dopo, c'è la conferma dopo quando dice
Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate, ma per causa mia. Per causa mia. Gesù sta parlando ai suoi discepoli. Il cordoglio è per i suoi discepoli. Non è che uno è a lutto, sta piangendo ed è salvato. Non c'è scritto così. Mi capite? La salvezza non è nelle malattie o nella croce, e continuano a dirci devi portare la croce e stare salvato. Ma la croce l'ha portato una sola persona per tutti noi e per sempre, si chiama Gesù Cristo. E l'ha portata proprio affinché noi non la portassimo. E ha scambiato quelle corone, quelle spine, proprio se le fate mettere in testa per liberare la nostra mente di tutti i problemi. Ha fatto un cambio, uno scambio su quella croce. Gesù è morto per noi. Gesù non chiede a nessuno di noi di soffrire per Lui in queste maniere. Ma è chiaro che possiamo essere perseguitati. E allora lì dobbiamo gioire perché lo stiamo facendo per Lui, perché lo amiamo, perché siamo affamati e assetati di Dio. Amen. Beati i mansueti perché essi erediteranno la terra. Gesù dice, quando predichi la parola non adirarti, non stai tranquillo, predica la parola. Beati coloro che sono affamati, ascoltate, beati coloro che sono affamati e assetati di giustizia. Non beati coloro che sono affamati e assetati. Non sono beati coloro che hanno fame e sete. Coloro che hanno fame e sete hanno bisogno di pane, di cibo. Ma coloro che sono affamati e assetati di giustizia sono beati, perché questo non è un inno a coloro che stanno fermi e disperati. Questo è un inno per coloro che si alzano ogni mattina e vogliono cambiare le cose. Gli amanti della giustizia, coloro che amano la giustizia, coloro che vogliono vedere la giustizia di Dio sulla terra. Amen. Sono questa parola è per coloro che hanno voglia di alzarsi, come si dice? Imboccarsi le maniche e cominciare a lavorare per il regno dei cieli. Beati i puri di cuore, non essere di cuore doppio, sii puro di cuore. E i puri di cuore possono venire solo da Dio. Beati coloro che si adoperano per la pace. Beati coloro che si adoperano per la pace. Perché essi saranno chiamati figli di Dio. E come ti adoperi per la pace? Stando fermo? O camminando e proclamando l'Evangelo? Amen? Amen. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male a causa mia. Rallegratevi e giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli. Poiché è così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. Voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa gli si renderà il sapore? A null'altro serve che ad essere gettato via, ad essere calpestato dagli uomini. Voi siete la luce del mondo. Una città posta sopra un monte non può essere nascosta. Similmente non si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candeliere, perché faccia luce a tutti coloro che sono in casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Quali sono le vostre buone opere? Quelle che ha detto prima. Ecco perché Gesù sta parlando ai suoi discepoli. Li chiama sale della terra, luce del mondo. Non sono tutti gli uomini sale della terra, luce del mondo. Il sale della terra sono i suoi figli, sono i suoi discepoli. Amen. E Gesù sta dicendo, se non fate le cose di prima, se non siete poveri in spirito e cercate Dio con tutte le vostre forze, se non fate cordoglio, se non siete mansueti, se non siete affamati e assetati di giustizia, se non avete il coraggio di perdonare, non sarete sale della terra. Sarete insipidi, non darete gusto alle persone che sono in mezzo a voi, intorno a voi. La persona intorno a noi hanno bisogno di sapore,
perché ci sono tante cose insipide che gli danno da mangiare ogni giorno. Una volta gli davano delle cose insipide, ora gli danno delle cose che fanno schifo, che non si possono mangiare, immangiabili, e li devono mangiare per forza. Noi siamo il sale, siamo quel pezzettino piccolo piccolo che può dare sapore a un cibo, che può dare sapore alla vita. Io e tu, siamo sale e luce. Amen? Questo è quello che ci predica il Signore. Gesù si è presentato sul sermone sul monte, non ha detto beati i disperati, perché oggi siete disperati e domani sarete con me. Non ha detto questo Gesù, non l'ha detto. Ha detto beati i coraggiosi, coloro che sanno perdonare, beati quelli che cercheranno Dio con tutte le loro forze, beati quelli che hanno fame di me, di mio Padre, dello Spirito Santo. Felici sarete voi quando cercherete Dio, questo ha detto Gesù. Amen. Sapete qual è la felicità umana? A volte si parla di felicità umana, ma quando io penso un po' alle cose normali della vita quotidiana, quando sei felice, sereno, tranquillo, quando io sono così, mi sento più sereno, più tranquillo, più gioioso, quando riesco a fare il mio dovere di padre, di marito, di figlio di Dio, no? Quando riesco a fare un lavoro bene, quando riesco a lavorare, quando finisco le mie cose e li faccio per bene, e allora sono a casa, vado a casa e sono tranquillo. Piero magari andrà a montare un bel fotovoltaico e se ne va a casa soddisfatto, sereno, bello, e dirà ah, ho finito il mio lavoro oggi, no? E lì c'è la nostra serenità, che non serve alla salvezza questa serenità, serve per vivere. E tu da cristiano quando sei sereno, tranquillo, gioioso, beato? Quando fai il tuo dovere da cristiano. E qual è il tuo dovere da cristiano? Quello di essere sale della terra, luce del mondo, predicare l'Evangelo. Lì puoi essere sereno. Lì puoi andare a letto tranquillo, lì puoi gustare ed essere beato. Amen? Perché quella è la volontà di Dio. Non possiamo essere sereni facendo le nostre cose, ma possiamo essere sereni pensando al regno di Dio. E ogni cosa, dice la parola, vi sarà data in sovrappiù. Amen? Non pensiamo troppo. Questa parola, se leggete, io vi invito a leggere tutto Matteo, almeno i primi, dal capitolo 5, 7, l'8. Questa parola continua con cose molto belle, dove dice anche Non state sereni, non pensate al domani, no? Vivete come gli uccelli del cielo, i gigli del campo. Questa parola, sempre sul monte, parla del Padre nostro, della preghiera, come pregare a Dio. Questa parola è proprio lì, è tutto lì. È tutto, il pensiero di Cristo era chiuso in 3 capitoli. È tutto lì e comincia con questo. Se volete tutto questo, se volete stare sereni, tranquilli, gioiosi, abbiate fame di Dio. Una volta c'era un uomo, c'erano 2 uomini, e uno diceva a un altro, desidero incontrare Dio, desidero sentire la sua presenza, cosa devo fare per incontrare Dio e sentire la sua presenza? Lui lo portò a mare, lo prese per mano, lo portò a mare, entrarono nell'acqua, poi lo prese, gli prese la testa e lo mise sott'acqua. E quello disperato stava annegando. Dopo un po' lo tirò fuori e gli ha detto, cos'era la cosa che desideravi di più? Aria! Ha detto, aria! Bene, quando desidererai Dio così, allora lo incontrerai. Allora lo conoscerai. Allora entrerà nella tua vita. Perché noi per incontrare Dio, avere Dio nella nostra vita, dobbiamo avere fame. Sete di Dio. Fame e sete di Dio. Non dovete annegare per avere Dio. Dovete avere fame e sete di Dio. Noi siamo, ci chiamano cristiani. Capito qual è la differenza tra quello che abbiamo letto così e quello che ci hanno letto nei tempi passati? Questa si chiama parola di Dio, il resto si chiama religiosità.
E Gesù era contro i religiosi. Gesù non ne voleva sapere proprio dei religiosi. Gesù voleva un contatto personale con gli uomini. Amen. Quanto bisogno hai di Dio? Quando ti senti autonomo spiritualmente nella tua vita? Quando dici, no, ma io anche se non vado in chiesa oggi sto bene, perché ho le mie preghiere messe di lato, ho una parte dello spirito in banca. Quante volte hai pensato così? E magari non vieni in chiesa perché, vabbè, tanto l'hai usarbati, no? Se succede qualche problema li piglio e faccio quello che devo fare. Pensi così con le cose di Dio? Quante volte hai pensato così? Quanto bisogno hai di venire in chiesa, di abbracciare i fratelli, di ascoltare la parola di Dio? Quanto bisogno hai? Vuoi andare nel regno dei cieli? Devi avere fame, sete. Non devi sentirti autonomo. Devi sentire il bisogno di seguire Dio. E Dio si segue ascoltando la sua parola. Io sono sicuro che oggi te ne andrai più ricco di ieri. Amen? Oggi te ne andrai da questa chiesa un po' più ricco di come sei entrato. Perché sei venuto in un centro dove ti stanno distribuendo il cibo. Perché ti sei sentito povero e hai detto io oggi ho bisogno di andare in chiesa. Quando tu dici io oggi ho bisogno, vuol dire che ti senti povero nello spirito. E quando sei povero nello spirito, arriva la presenza di Dio. Amen. Io non voglio continuare con altre cose, ma ti voglio lasciare questo stasera, semplicemente questo. Abbi fame, fame, fame di Dio. Fame della sua parola. Gerlando fa così, dice ancora che ha fame, si dice poi chiunque ha fame. Ma abbi fame. Amen. Io vorrei che ci possiamo alzare un attimo in piedi, vorrei chiamare Filippo. E vorrei, stasera vorrei pregare per quelle persone che a volte hanno pensato che va bene così. Ogni tanto vado in chiesa, vado a prendere un po' di cibo, poi mi faccio le mie cose, poi ritorno, poi no. Se vuoi vedere il regno di Dio, se vuoi avere il regno di Dio nella tua vita, devi essere sale e luce, altrimenti sarai calpestato dagli uomini, altrimenti sarai calpestato perché non hai più sapore. Amen. Dio vuole benedirci stasera e già ha iniziato a benedirci. Chi si sente benedetto stasera? Dio sta benedicendo. Dio sta benedicendo perché tu sei qua. Perché tu stasera hai fatto il povero. Quel povero che piace a Dio. Quel povero che piace a Dio. È Lui che ci fa ricchi. Amen. Dove sei, Filippo? Cambiamo microfono, staccate questo.